era garantito dalla obbedienza, dalla sottomissione. Sottomissione nella famiglia, della moglie al marito, sottomissione nello Stato, dei sudditi, ai governanti, e sottomissione nella Chiesa dei fedeli alla gerarchia. E ci sono molti che sono nostalgici di questo tempo, di queste radici cristiane, quando le chiese erano stracolme di cattolici, perché erano precettati, perché non avevano alternativa se non quella di commettere peccato mortale e, se morivano in peccato mortale, di finire all'inferno per tutta l'eternità. E alcuni rimpiangono allora questa famiglia cattolica, quando l'educazione alle spose, su Google lo trovate, cercate il manuale della sposa cattolica negli anni 60, c'è scritto in questo manuale che tra i doveri della moglie si elencava quello di obbedire al marito come a un superiore, tacendo quando lo si vedeva alterato, e di essere sottomessa alla suocera. Questo ancora negli anni 60. Allora, è l'altro ieri, chiediamoci, le radici di questa società saranno state anche cristiane? Non lo so, io penso di no, ma i frutti sono evidentemente marci, perché hanno portato una società egoista, una società veramente dove sembra sdoganato il male. In questa civiltà, tanto cristiana e tanto cattolica, quello che era temuto era la libertà, che l'individuo fosse libero, e la Chiesa, che doveva favorire la libertà delle persone, l'ha repressa fino che ha potuto. C'è ancora un Papa, Gregorio XVI, nel 1832 parla, scrive in un'enciclica, quella perversa opinione, errore velenosissimo o piuttosto delirio, che debbersi ammettere e garantire per ciascuno la libertà di coscienza. La libertà di coscienza la Chiesa lo vedeva come un male. Ci vorrà un concilio, il Concilio Vaticano, per ammetterla come un diritto e anche un dovere. Ma guardate, nel 1452 un Papa, Nicolò V, in due bolle autorizza i regnanti cattolici, cito testualmente, a invadere e conquistare il regno, principati, come pure altri domini, terre, luoghi, villaggi, campi, possedimenti e beni di questo genere, a qualunque re o principe essi appartengono, ascoltate, e di ridurre in schiavitù i loro abitanti. Un Papa diceva che era volontà di Dio fare questo, tant'è vero, e per premunirsi dalle critiche, conclude questa bolla con questa minaccia: se qualcuno oserà attaccarla, la fesseria ha scritto, sappia di stare per incorrere nello sdegno di Dio onnipotente, che poi si vede che non bastava, dice, e dei beati apostoli Pietro e Paolo. Quindi,